Sì, ormai sono qui da più di una settimana, quindi direi che ho costruito la mia routine, perciò ho pensato di portarvi con me in questa giornata per farvi vedere come sto cercando di rimanere in forma nonostante io sia in una delle città più golose del mondo. Qui è pieno di tentazioni e cibi nuovi da provare. Ma comunque, nonostante io stia ogni tanto provando qualche cosa golosa, mi concedo alcuni sfizi. Come vi dicevo, ho costruito una mia routine che mi sta dando grandi soddisfazioni perché mi sento bene proprio fisicamente, non mi sento appesantita dal cibo americano. Stamattina mi sono svegliata un po' più presto del solito per allenarmi perché poi oggi pomeriggio avrò la giornata tutta impegnata, anche se in realtà di solito mi alleno la sera. L'unica cosa che ho notato è che a volte la sera sono molto stanca e perciò ho detto facciamolo subito, leviamoci il pensiero. Sto seguendo gli allenamenti dell'app Sweat, che sono ultra comodi. Oggi ho fatto quello per la parte inferiore del corpo, sono tre allenamenti a settimana e poi cerco di fare anche 2 giorni tapis roulant veloce. Nonostante io cammini molto qui, fare il tapis roulant in salita a una certa velocità per 30-40 minuti è un'altra cosa, quindi cerco di tenermi attiva. Io speravo che arrivasse il giorno in cui poter finalmente uscire tutta scoperta. E non so se notate, le mie gambe hanno un colorito bellissimo e super naturale perché è da qualche giorno che ho iniziato a usare il Bronzing Self Tanning Cream di Freshly. È praticamente un autoabbronzante naturale con estratto di carota che va a stimolare la melanina dando questo effetto abbronzato, dorato alla pelle che mi fa impazzire perché non è arancione, cioè vedete, dà alla pelle un aspetto sano ma non finto ed è esattamente quello che piace a me. In più è comodissima nel senso che io l'applico di solito dopo la doccia e si assorbe subito, non fa macchie, soprattutto se lo usate dopo lo scrub vedrete che sarà sempre super omogeneo senza mai appunto chiazze di colore strane. Io onestamente già dopo un'applicazione ho visto dei risultati, però in realtà per vedere un risultato ottimale dovete applicarla ogni giorno per 3 giorni. Quindi se siete sempre state scettiche sugli autoabbronzanti come me, perché io ho sempre avuto paura di usarli, paura di cose strane, questo è quello che dovete provare. Cioè veramente facilissimo da usare, ti dà un bel risultato, non macchia. L'unica cosa, ricordatevi, come tutti gli autoabbronzanti, lavatevi le mani dopo che l'avete applicata. Mi sono vestita proprio da scolaretta oggi. Avrei voluto non mettere in realtà la camicia, però a volte negli edifici qua fa veramente freddo per l'aria condizionata, quindi ho pensato di metterla alla fine. Oltre alla crema autoabbronzante, qui a New York sto usando in realtà l'olio, il mio preferito e tra l'altro anche il best seller di Freshly, il Golden Radiance Body Oil. Questo è un olio 100% naturale, un mix di 12 oli che vanno proprio a rendere la pelle super elastica, favoriscono la produzione del collagene. Lo saprete ormai perché ogni anno d'estate inizio a usarlo tantissimo. Anche lui contiene tra l'altro una formula di oli un po' aranciati che fanno sembrare all'apparenza la pelle più colorita, sana. Ve l'ho fatto vedere un sacco di volte, si vede proprio la differenza tra il prima e dopo dell'applicazione in un secondo. E lui l'ho usato tantissimo prima di iniziare a usare la crema abbronzante, in modo da idratare la pelle e fare in modo che poi l'autoabbronzante funzionasse ancora meglio. Poi l'ultima cosa che ho portato è da usare di sera l'olio corpo in versione Glow Edition, quindi con all'interno delle miche naturali che fanno letteralmente scintillare la pelle. Stasera ve lo farò vedere. Comunque su tutti questi prodotti io ho sempre il codice sconto GAIAIT che vi dà il 25% di sconto, quindi bello sostanzioso, su tutti i prodotti sul sito Freshly, quindi potete comprare l'autoabbronzante, l'olio o anche tutte le altre cose che trovate sul sito. Questo, se non l'avete ancora provato, penso che siate gli unici in Italia perché è veramente, secondo me, il prodotto dell'estate. Comunque, adesso scappo perché sennò arriviamo in ritardo a scuola e devo anche fare colazione per strada. Un'altra cosa che sto cercando di fare è andare a scuola a piedi proprio per muovermi di più e soprattutto nelle giornate belle come oggi, che sono molto rare, ultimamente piove sempre. E per strada mi fermo da Pret-a-Manger, che è uno dei miei posti preferiti per la colazione. Fanno queste ciotoline con yogurt, frutta. Io prendo un mix col mango che adesso vi farò vedere, è pazzesco. Ed è anche molto carino questo posto per mangiare qualcosa di sano a pranzo e a cena.
Questo posticino è una garanzia, il bello che ce ne sono tantissimi, quindi ne trovate sempre uno a ogni angolo della strada. Ci sono tantissime insalatone, sandwich, questi qua sono super buoni ragazzi, però io per colazione di solito mangio uno di questi. A dire la verità prendo sempre la stessa cosa, quindi mango, banana, mirtilli, delizioso. L'ho provato i primi giorni perché avevo mal di stomaco e avevo paura di mangiare lo yogurt, per paura di andare in bagno fondamentalmente, ed è praticamente un frullato di mango pazzesco con la granola. Vi giuro raga, mi dà troppa soddisfazione, ne mangerei 3 o 4. Mi mancherà tantissimo a casa, troppo buono. Ho finito lezione ragazzi, sto correndo perché ho appuntamento per andare a rifare le unghie delle mani e dei piedi ed è un po' lontano da scuola, quindi non ho tempo per pranzare, anche se ho parecchia fame. Lo faremo con calma una volta finito l'appuntamento. Diciamo che c'è stato un piccolo malinteso perché io ho prenotato la manicure selezionando sul sito gel manicure. A quanto pare qui gel manicure significa semipermanente, o meglio non ti fanno la ricostruzione come da noi col gel. Comunque il risultato è bellissimo, le unghie sono super carine, fini. Non so se dureranno tanto quanto quello col gel, però il risultato è veramente stupendo. Però posso dire che è stato super rilassante e il fatto di fare mani e piedi insieme è comodissimo, quindi devo trovare un posticino a Milano che offre lo stesso servizio perché mi è piaciuto. Comunque adesso è ora di pranzo. La mia idea generale da quando sono qui a New York per restare in forma è cercare di mangiare almeno una volta al giorno sano. Quindi ragazzi, se la sera voglio qualcosa di più sfizioso, a pranzo cerco di stare più leggera e viceversa. Oggi a pranzo voglio andare a provare un posticino che fa onigiri, quindi triangolini di riso giapponesi. Sono un po' ossessionata dal cibo asiatico, lo sapete, e quindi effettivamente sto mangiando solo insalatone, cibo cinese e sushi per ora. Questo è un posticino che vorrei provare, ma lo terremo per uno dei prossimi giorni. Raga, sta iniziando a piovere, vi dico solo questo. Comunque ero molto tentata di provare quei tacos, ma ormai avevo già deciso, quindi andiamo a prendere gli onigiri. Eccolo qua ragazzi, è questo posticino. E ci sono anche dei piatti caldi, tipo dei bento. Belli. Alla fine, oltre a prendere l'onigiri, ne ho preso uno allo spicy tuna. Ho ordinato un panino da Lenwich, che è stato uno dei posti che mi è piaciuto di più fino ad ora, sia per le insalate. È buonissimo il loro Caesar wrap, che è praticamente un burrito con dentro l'insalata Caesar. E ho preso un panino che ho già provato e mi è piaciuto un po'. Da-da-da-da, ragazzi, super sfizioso. C'è anche il brie, quindi vabbè, qualche ingrediente un po' più goloso, però è decisamente una delle cose sane che si possono mangiare a New York senza rinunciare comunque al sapore. Ma buonissimo. L'altra volta sono andata nell'orario di pranzo ed era super affollato, c'era tantissima gente lì per la pausa pranzo. Insalata, brie, tacchino, mela, cranberries. Proviamo l'onigiri, sono curiosissima. Quello che ho provato finora in un altro market non è che mi sia piaciuto molto. Sono fatti a mano, quindi. Il riso è molto più buono, però l'alga è morbida. Se avessi l'alga croccante sarebbe perfetto. Sono in food coma, raga. Ho incontrato una mia amica che mi ha invitato stasera ad andare in un rooftop. Quindi adesso vado su, mi riposo un po' e poi usciamo a bere un matcha e stasera si esce. Oggi in realtà è una giornata un po' atipica perché ho fatto tardi, quindi penso che salterò la merenda. Mi era venuta voglia di matcha, di bermi un bel matcha latte, ma il posticino dove lo prendo sotto casa ha già chiuso, perché qui devo dire che
Certe cose stanno aperte fino a tardissimo, altre chiudono molto presto, cioè sono le 6:15 e quasi tutti i caffè a quest'ora hanno già chiuso. Quello appunto che mi sta piacendo tantissimo per prendere il matcha latte si chiama 10,000, ma in realtà è specializzato in caffè, quindi se siete patiti di caffè latte, miscele di caffè particolari, dovete assolutamente provarlo. Sto facendo un po' di lavoro al computer, sto preparando una presentazione da fare a scuola, cioè in realtà il discorso della presentazione l'avevo già preparato diversi giorni fa, dato che un po' di tempo in più mi sono messa a fare proprio un PowerPoint. In generale la merenda è una di quelle cose che a casa ho sempre fatto, qui tendo un po' a saltare, piuttosto, come vi dicevo, mi bevo un matcha latte e basta, perché le porzioni dei pasti principali sono sempre molto abbondanti, quindi sto anche riscoprendo il concetto di mindful eating e di mangiare finché non sento il senso di sazietà, perché se dovessi davvero finire l'intera porzione esploderei. Perciò ragazzi, torno al mio lavoro e aspetto l'ora di cena per ordinare qualcosa. Stasera mangiamo qui, perché poi appena dopo cena si esce. Computer che sta brontolando dietro, ma ho appena finito di fare la presentazione. Si sono fatte le 7 di sera e adesso volevo scendere a fare compagnia alle altre ragazze mentre stanno mangiando, anche se non ho tantissima fame. Si vede che avendo mangiato così tardi ho fatto slittare un po' troppo gli orari, infatti stavo pensando di scendere con le cose che avevo avanzato per pranzo. Ho ancora metà del panino di oggi, un po' di sushi da ieri sera, quindi stasera per la prima volta non ordinerò qualcosa. Peccato, perché in realtà per il video mi sarebbe piaciuto farvi vedere qualcosa di nuovo, ma vorrei consigliarvi i posti che sto amando di più per mangiare insalate e verdure. Primo su tutti, Fresh & Co. Se venite a New York, se siete in cerca di cibo sano, verdure, dovete assolutamente passare da Fresh & Co. Io ce l'ho anche sotto casa e la cosa che più amo sono le verdure cotte, broccoletti, le carote arrostite, i funghi. Raga, vi giuro, una delizia. Se ce l'avessi a casa penso che ordinerei un giorno sì e l'altro pure. Altri posti che ho provato per delle belle insalatone sono Just Salad, Chopped, Cava, è molto buono per insalatone più mediterranee, dovrebbe essere greco. Insomma, qui la scelta di piatti healthy è illimitata, veramente. E la cosa bella è che ciascuno di questi posti fa di solito insalatone fredde, verdure cotte e sandwich un po' più sani, tipo i burrito con dentro l'insalata, che sono la fine del mondo. Perciò ragazzi, io prendo le mie cosine. Ho ancora il sacchetto di oggi con dentro appunto, no, il sandwich l'ho messo in frigo, perché qui in camera avete visto che ho il frigo gigante. In realtà avevo avanzato anche un bagel l'altro giorno. Oggi è martedì e l'avevo ordinato domenica. No, un colore strano purtroppo. Era molto buono. Poi c'è questo sushi avanzato. Ho speso $10 di frutta da Whole Foods pensando che fosse buonissima e invece no. Raga, questa addirittura sapeva quasi di andato a male, già appena aperta. Sì. Andiamo giù con le nostre ciabatte, come se fossimo a casa. Sono cambiata per la serata, devo sistemare un po' il make-up perché comunque mi sono truccata stamattina. Una cosa che non mi mancherà di New York sono i rumori, non c'è mai silenzio, a meno che non andiate a Central Park. E comunque potrebbero esserci delle persone intorno. C'è sempre un po' di rumore. E soprattutto questa stanza non è per niente insonorizzata. E quindi la cosa che mi disturba di più il sonno sono i rumori. Le sirene di notte, clacson. Insomma, non vedo l'ora di farmi una dormita senza nessun tipo di interruzione. Sul décolleté invece metto il mio amato olio Glow Edition. Guardate che perle.
A parte che c'è un profumo che mi fa impazzire. Di solito lo stendo con le mani, ma dato che sono già vestita, usiamo il pennello che è più preciso. Guardate che effetto, pelle da dea istantaneo. Questo è il mio termine tecnico ogni volta che uso questo olio. Sono pronta, raga. Ho messo anche i pantaloni lunghi perché piove. E anche su questo, ragazzi, ricordatevi che c'è il 25% di sconto se volete provarlo. Trovate il link nell'info box. Stiamo andando sul rooftop, quindi sarebbe stato più azzeccato mettere lo stivaletto, ma sono un po' pigra, ragazzi. Comunque è martedì sera, quindi ho optato per delle comodissime All Star. E ho messo questo giacchettino per non sentire freddo. Comunque sui grattacieli tira sempre l'aria, stasera piove anche, quindi meglio non ammalarsi. Chissà che porterò questa qua di Zara, che mi sta piacendo tantissimo. È super cool, ragazzi, l'ho pagata meno di 40 euro. Non mi ricordo mai i prezzi, purtroppo, quando sono bassi. Comunque tra i 20 e 40 euro, diciamo. La sto usando tantissimo e sembra piccola, ma ci sta dentro parecchia roba. Bene, ragazzi, andiamo. Uber, sono tornata a casa da sola, ragazzi, perché sono l'unica che domani deve svegliarsi alle 6 per andare a lezione. È stata una lunga giornata, quindi è quasi mezzanotte. Ho detto, ragazzi, io vi saluto, grazie per la compagnia. Ma raga, il riposo prima di tutto, altro che stare in forma, bisogna dormire. Eccoci qua, ragazzi, sono tornata a casina. Io vi saluto perché ho veramente bisogno di riposare. Per stare in forma, forse questa è la cosa più importante, dedicare le giuste ore al sonno. Quindi io adesso vado subito a struccarmi. Vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!